La strada del Miglioretto veniva così denominata in quanto il suo percorso era lungo un miglio e nelle giornate della bella stagione il luogo era frequentato con piacere, come passeggiata all'ombra dei faggi, dei gelsi e dei cipressi, i quali, facendo una piacevole ombra, permettevano anche alle signore della Manto va bene di assaporare un poco di frescura facendo la cosiddetta camminata fuori porta. Il ricordo conduce a quelle lontane feste pasquali, quando per Pasquetta, con i famosi tiraquater che trainavano le carrozze, i signori si portavano fuori porta al bosco virgiliano. Quel bosco voluto dal generale Miolis, governatore di Mantova, nel lontano 1805, per celebrare e onorare con feste il sommo poeta Virgilio, di cui lui ne era grande ammiratore. Siamo al tempo in cui Mantova si trovava sotto il dominio napoleonico.